Buongiorno a tutti amici del canale e bentornati qui in una nuova video recensione dal vostro Emanuele. Chi mi conosce e mi supporta fin dagli esordi qui su questo canale sa quanto io sia affezionato al brand Bluedio. Di prodotti di questo brand ne ho portati tantissimi e tutti quanti mi hanno sempre soddisfatto. Oggi quindi voglio parlarvi dell'ultimo paio di cuffiette TWS presentate da Bluedio, ossia le Fifth Eight. Ma come avete letto dal titolo, questa volta a Bluedio devo tirare le orecchie, perché loro, beh, proprio non ci siamo. Enchanté. E come di consuetudine partiamo ad analizzare il design di queste cuffiette Bluedio Fifth Eight, che a mio avviso fanno un passo indietro non tanto per il look generale che ci offrono, anzi questo risulta molto moderno, complice anche una zigrinatura che corre lungo tutto il bussolotto, ma più che altro per l'impiego dei materiali che risultano davvero cheap. E ce ne accorgiamo in particolar modo sul coperchio, dove viene utilizzata una plastica lucida a contrasto a tutto il bussolotto che, ahimè, trattiene tantissimo le impronte. Ma più che altro, aprendo proprio il coperchietto, ci accorgiamo come questo risulti davvero molto ballerino, insomma uno standard di qualità che viene a mancare rispetto a quanto finora ci aveva abituato l'azienda Bluedio. Degno di nota però l'inserimento di un piccolo LED con la scritta FI che richiama il nome del prodotto, che si illumina di colore bianco qualora abbiamo messo in ricarica il case o le cuffiette, oppure di colore rosso qualora appunto necessitiamo di una ricarica. E già che ci siamo, parliamo di autonomia. Il case integra una batteria da 650 mAh che si ricarica in circa 3 ore tramite ingresso USB Type-C posizionato qui sul posteriore del case, cavetto peraltro Type-C fornito in dotazione. Per quel che riguarda invece gli auricolari, offrono una batteria da 55 mAh che vanno a ricaricarsi all'interno del loro case tramite poco pin magnetici in circa 1 ora e mezza. L'autonomia vera e propria invece si estende fino a 4 ore e mezza di ascolto musicale al massimo volume, mentre le cuffiette all'interno del loro case riescono a ricaricarsi per ben 4 volte. Capite benissimo quindi che l'autonomia è davvero da record, perché riuscite praticamente a coprire circa 18 ore di utilizzo, insomma davvero una giornata strapiena. Per quel che riguarda gli auricolari, loro sono davvero minuscoli, insomma ricordano delle piccole liquirizie, visto che abbiamo una colorazione completamente nera realizzata in plastica, in questo caso però una plastica un po' meno cheap rispetto al bussolotto. Abbiamo un design in-ear, dei driver da 6 mm e il comfort è davvero garantito, non solo per le dimensioni ridotte, ma pensate, perché abbiamo praticamente un peso relativo agli auricolari singoli di soli 3,4 grammi. Per quel che riguarda invece il case con all'interno gli auricolari, il peso totale si aggira sui 38,5 grammi. Questo vi permette di portarle tranquillamente all'interno di una tasca dei jeans senza ulteriori fastidi. Gli auricolari possono essere utilizzati in maniera indipendente l'uno dall'altro, quindi soltanto il destro, soltanto il sinistro, oppure in accoppiata stereo, in quanto entrambi offrono comunque un microfono. Un microfono che logicamente ci permetterà di effettuare anche delle chiamate, oltre che all'ascolto musicale. Loro hanno una superficie touch che risponde davvero bene al tocco e che offre dei comandi piuttosto completi. Innanzitutto abbiamo il cosiddetto sensore musica, quindi inserendole oppure andandola a togliere dall'interno del nostro orecchio potremo mettere in play o pausa la traccia musicale. Play o pausa che può essere comunque gestito anche con un singolo tocco direttamente qui sulla superficie touch dell'auricolare. E per quel che riguarda appunto i comandi, questi sono davvero completi. Praticamente con un tocco prolungato possiamo andare a richiamare l'assistente Google o Siri, in quanto loro sono compatibili sia con smartphone Android che iOS. Con un tocco singolo appunto possiamo mettere in play o pausa la traccia musicale, mentre con due tocchi a destra o a sinistra possiamo andare a comandare direttamente il volume in cuffia. Con tre tocchi possiamo invece skippare la traccia musicale avanti e indietro, mentre con quattro tocchi possiamo andare a richiamare l'ultimo numero memorizzato in rubrica. E per quel che riguarda le chiamate, con un tocco posso rispondere o riagganciare la chiamata in arrivo, oppure con un tocco prolungato posso direttamente rifiutarla.
Quindi decisamente complete e funzionali queste Blue Audio Fif 8, ma allora cos'è che non mi è piaciuto? Beh, aggiungo inoltre che abbiamo un Bluetooth 5.0 che garantisce praticamente una latenza pari a zero. Infatti durante i miei test praticamente la sincronizzazione tra audio e video, e quindi il contenuto proposto dallo smartphone, era praticamente azzerata. E inoltre loro integrano anche un codec aptX fornito da Qualcomm, perché loro hanno proprio un chipset Qualcomm 3020, e inoltre tra virgolette una riduzione dei rumori proprietaria CVC di ottava generazione. E quindi voi direte: ma che cavolo ci stai raccontando, perché non ti sono piaciute? Beh, perché nonostante tutto questo popò di specifiche, a livello musicale loro sono davvero pessime. Per carità, non sono proprio da buttar via, ma praticamente i bassi sono inesistenti. Oltre a questo aggiungo che il volume massimo raggiunto dalle cuffiette non è proprio così di altissimo livello, e soprattutto paragonato a stessi prodotti proposti dalla Blue Audio stessa. Insomma, allora a livello di resa musicale non mi sono proprio piaciute. Insomma, sembrano delle cuffiette quelle proprio cinesi da 2 euro che trovate nei mercatini. E allora loro magari si rifaranno a livello di chiamata? Beh, anche in questo caso no, perché se in condizioni naturali, come magari posso trovarmi adesso, i microfoni svolgono un buon lavoro catturando l'audio in maniera qualitativa davvero elevata, per quel che riguarda in condizioni un po' più particolari, dove magari potrebbe esserci un po' di vento o comunque in mezzo al traffico, beh, loro innanzitutto catturano tantissimo l'audio esterno, e soprattutto vanno un po' a mozzare le parole, quindi il nostro interlocutore ci capisce a metà, e questo è davvero un dispiacere, sempre in paragone a tanti altri prodotti che Blue Audio stesso ci ha presentato. E direi che possiamo trarre direttamente le conclusioni per queste Blue Audio Fif 8, che ahimè non mi sono davvero davvero piaciute. Insomma, davvero un scivolone da parte di Blue Audio, che a loro modo hanno voluto offrire un prodotto qualitativamente eccezionale con un prezzo tutto rispetto, considerando che abbiamo un Bluetooth 5.0, ricarica Type-C, abbiamo un'autonomia da record, abbiamo il codec aptX, ma conti fatti la resa sonora e la resa per quel che riguarda le chiamate non è senz'altro ai livelli che mi sarei aspettato. Non tanto perché lo devo paragonare a prodotti appunto del calibro magari delle Apple AirPods eccetera eccetera, ma proprio paragonato a stessi prodotti che l'azienda ci ha presentato, ad esempio le Blue Audio Particle che ho recensito recentemente. Beh, loro senz'altro rispetto a queste Blue Audio Fif 8 sono davvero un affare. Detto ciò, troverete qui sotto tutti i link in descrizione, sia per le Blue Audio Particle, o qualora magari vorreste dire la vostra e quindi acquistare voi le Blue Audio Fif 8, beh, in quel caso troverete il link anche di loro. Per il resto vi chiedo di lasciare un bel like al video, iscrizione al canale e commentare se vi son piaciuto e rimasto simpatico. Detto ciò, per Emanuele è tutto, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!